Pronto? Pronto, signora Franca? Sì? Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, io sono frate Lino. Frate Lino? Sì, sono un frate. Io mi permetto così di fare dei numeri per parlare con delle persone, perché insomma in un certo modo bisogna anche stabilire un certo contatto umano con le persone. Infatti io sono ricercato anche dai miei fedeli perché parlano con me molto facilmente e si risolvono anche a volte dei problemi. Lei ha dei problemi, signora? Ma io senta, problemi ce ne ho tanti, però sono una persona che non sono mai a casa perché sono fierista, faccio tutte le fiere. Ah, lei fa le fiere, Sì. Che bello! Per Se oggi. È un caso strano che oggi che mi abbia trovato a casa. Vede, signora, io in effetti ho un sesto senso, difficilmente telefono a qualcuno che non c'è. Senta, signora, lei fa le fiere un mestiere interessante, È un bello. mestiere che ammazza, guardi, quando il tempo è brutto come ieri. E dov'era ieri a fare? Ero lì al carnevale alla Capella. E che cosa vende lei, signora? Io vendo dolciumi, Ah, ho capito. Torroni croccanti, brividini, Oh, tutta questa sì, roba. ho capito, ma Ma complimenti. lei da dove chiama? Io, senta, sono qua della chiesa di Santa Maria a Lampadò. A Lampadò? A Lampadò, sì. Dove? Sì, in provincia di Pisa. Ah, Senta, dove? 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 A San Giovanni alla Vena. Ho Pronto? Sì, capito. ecco. No, niente, siccome io poi prendo un po' l'elenco e dico, ma questa signora forse, ecco perché ho come un sesto senso, no? Forse questa signora ha voglia un po' di scaricare certi suoi problemi o qualcosa. Non so, io magari l'ho disturbata, può anche lei Ma sbattermi. ora è l'ora di Sì, pranzo. certo. Lei può anche sbattermi il telefono in faccia, però il mio motto è questo. Se avete qualche problemino, dite a Lino, dite a Lino. Di Talino, Capito. hai capito? Ecco, quindi se, non so, ma lei ha questi problemi delle fiere, eh? Io sai, sono fierista, abbiamo problemi di piazze, di Sì. vigili, è tutto un complesso che fa parte del lavoro, ecco. Eh sì, il lavoro va Si sa, bene. ogni comune adotta il suo sistema, ogni provincia il suo, sicché siamo sempre in prima linea. Certo, ma lei va con suo marito, non so. No, io sono sola perché siccome questa attività era di mio padre, ora la faccio io, ma appena che ora sono in regola con tutte le cose volture la vendo. Ah sì, perché non ce la fa Perché più? no, perché da me sola mi ammazza, Ma capito? fa tutto da sola lei? Non c'è nemmeno una persona che le dà una mano? Sì, ora c'ho una persona che insomma, mi dà una mano, ma sa. Non è facile fare questo lavoro, capito? Ecco, anche perché dovete fare, che so, il croccante lo fate voi, Sì, lo faccio io. lo fa lei, ecco. Lo sa dello scandalo che è successo ultimamente? No. No, questo è successo in provincia di Grosseto, non so se ne ha saputo. Che facevano il croccante con le mestruazioni, pensi un po'. Accipicchia. Prendeva un sapore un po' particolare e dava sul rossastro. E diceva, questo è un croccante nuovo, il nuovo tipo. Ma lei non fa così, vero signora? No, sì, il coso del caramello si fa acqua e zucchero. Acqua e zucchero, certamente. Anche a me sa. Acqua e zucchero, bisogna stare attenti perché si brucia. Si brucia, sì, se si brucia poi. Mestruazioni niente, anche perché lei le ha ancora, signora, le sue mestruazioni? Ecco, sì, bene. Ma non faccio questi intrugli. Non fa, no, brava, le fa molto bene, perché quello non so se era uno scherzo o qualcosa che facevano, però senta, qualcuno l'ha bisogna mangiata. Che lo lasci perché io ho roba al fuoco. Sì, io la benedico, signora, va bene, grazie. Se avete qualche problemino, dite a Lino, dite a Lino. Va bene. Dite a Lino, arrivederla, va bene. No, se lo faccia, buongiorno, signora, allora buongiorno. Bisogna venire lì alla Sì, chiesa, lì. Venga pure, se vuole glielo faccio io. Va Va bene? bene, sì, ma lì proprio Sì, alla lì, Santa chiesa di San Maria. Giovanni alla Vena? Sì, no, ha capito che Santa Maria? Santa Maria da Niccolò? Non Niccolò. Santa Maria? Non mi ricordo più, signora, come l'ho detto. Non me lo ricordo più il nome Oddio, della chiesa. Sì, riballò. Insomma, a parlò. È Sì, la chiesa che c'è lì sì. A San Giovanni alla Vena. Ma certo, signora, ma certo. Ecco, lo so dov'è. Mi venga a trovare, che mi fa piacere. Magari lei mi porta un croccantino, glielo pago. Va bene, arrivederla, padre. La benedico, ditalino. E buona giornata. Anche a lei, buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. Sì, arrivederla. Boh.
San Giovanna Rapina esiste veramente, no? Esiste, no, no, esiste. Ma quella chiesa io non mi ricordavo che Santa Maria di che? Un miliardo più che gli ho detto. Come faceva? Andiamo dalla signora Valeria. Sì. Pronto? Sì, pronto signora? Sì. Signora Valeria? E chi parla? Sì, è lei la signora Valeria? No, non sono io. È la figlia? Neanche, mi può dire chi è lei? Io sono fratellino. Mi dica. Io sono un frate che si mette in contatto con le persone perché sono qua su un elicottero silenzioso e con la mia parrocchia volante e io mi metto in contatto con le persone che sono sotto di me, ecco, per intavolare un discorso, per sentire se c'è qualche problema. Per esempio il mio motto è questo: se avete qualche problemino dite a Lino, capito? Sì. Ecco, lei cosa ne dice? Veramente non c'è Valeria. Ah, ecco, ma di quello che le ho detto io? È una parente lei? No, sono un'amica. Ah, un'amica, ho capito. Di quello che le ho detto io, cosa dice? Cioè, sapeva che esisteva questa parrocchia volante? No, non lo sapevo. Ecco, lei è molto giovane? Sì. Ecco, mi fa molto piacere, una ragazza non ancora sposata, immagino. No. Ecco, capito. E posso sapere il suo nome di battesimo? È stata battezzata lei? Sì, sono stata battezzata. E posso sapere il suo nome di battesimo? Sì, Rosa. Rosa, bellissimo nome, la rosa, un bellissimo fiore che profuma. Senta, lei ha qualche problema così nella vita, pur essendo così giovane? Sì, i problemi ci sono sempre, però... si cerca di superarli. Certamente no, io cerco di dare una mano con qualche consiglio casomai. Lei magari è fidanzata? Sì. Ecco, è fidanzata. Lei non è toscana, lei è di Roma, di dov'è? No, io sono più giù. Più giù, di Napoli? È un po' più giù, sono di Salerno. Oh, di Salerno, ma figuriamoci, perché sai perché avevo pensato Roma caput mundi. Sì, è di Salerno. E abita qui, in Toscana? No, io studio qui in Toscana. Abita presso questa signora, ho capito, presso la signora Valeria, Sì. Ho capito. Che studi fa? Medicina, molto bello. Lei un giorno guarirà le persone, giusto? Sì. Ma lei crede più nella scienza o nella fede? Non penso che possa esistere la scienza senza la fede, quindi... Ah, bravissima, perché guardi, molti che si dedicano alla scienza e agli studi scientifici poi rinnegano quella che può essere la fede nel Signore, invece brava, non c'è scienza senza fede, brava, complimenti. Lei col suo ragazzo va tutto bene? Sì, abbastanza. Ma bene. Il suo ragazzo è di giù o di qui? No, il mio ragazzo si è già laureato e ora è giù. Ah, è sempre di giù. No, di San Giovanni Rotondo lui. Ah, San Giovanni Rotondo. Ah, San Giovanni Rotondo nelle Puglie. Sì. Ah, nel Gargano. Sì, nel Gargano. Ah, che bello, bellissimo. Io sono stato là col mio elicottero silenzioso. Devo dire che... Ma lei è veramente in volo, no? Sì, certo. Se lei si affaccia alla finestra, mi vede, le faccio un salutino. Anzi, faccia così. Può affacciarsi alla finestra, non riattacchi, e poi torna al telefono. Vedrà che il mio elicottero silenzioso è sopra. Ma io non lo vedo, no. Com'è la sua casa? Io vedo dei tetti qui, vedo che sono dei tetti, ma può darsi che lei sporgendosi... Aspetti che mi sposto. Da che parte è la sua finestra? A destra o a sinistra? Dell'entrata principale? È sull'entrata principale. Ecco, benissimo. Allora, lei venga alla finestra senza riattaccare, poi torna al telefono. Sì. Mi faccia un salutino, va bene? Ok. Prego. Ora, ditemi voi, una studentessa in medicina... che va alla finestra a vedere l'elicottero silenzioso. Pronto? 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 Sì, pronto? Sì. Mi ha visto? No. Oh, peccato, io infatti nemmeno io l'ho vista. Ma chi c'è lì? Sentivo anche del rumore, c'è qualcun altro? La televisione accesa. No, c'è qualcun altro che toccava il telefono, forse? L'ho lasciato sul letto, forse è toccato qualcosa. C'è qualcuno nel letto con lei? Nel letto, no. Ah, non so, perché si muoveva. L'ho appoggiato sul letto il telefono. Ah, ho capito, perché questo telefono si muoveva. In ogni caso lei non mi ha visto, anch'io non l'ho vista, probabilmente non è possibile vederci. Mm-hmm. Ecco, lei sessualmente... Ma scusi, cioè non... Lei mi dirà, essendo una studentessa di medicina, sì? Certamente, si può parlare anche di queste cose. Vero, signorina? Cioè, nel senso, cara signorina, Licia? Sì. Ecco, cioè, il sesso, lei, essendo una persona che ha fede, lo ha già praticato col suo no. ragazzo oppure... No. No?
Quanti anni ha lei, signorina? Quanti anni ha? Ne ho 24. 24, quindi lei è ancora vergine? Sì. Oh, bene. Col suo ragazzo ha dei rapporti, diciamo, di amore, ma non di sesso? Sì. Ah, è una cosa bellissima, tra l'altro. Questo è molto raro, devo dire, no? Perché lei sa che sì, anche nelle università ci sono tante ragazze molto libere, vero? Sì. Ho capito. Quindi lei è ancora, come dire, vergine, sì? Sì. Sì, mi fa molto piacere. Ma è sicura di essere sola lì? Sì. Sì. Ma sentivo dei rumori. Comunque, senta, la verginità può essere anche un peso, no? Ma non direi per me, quindi... Per lei non è un peso. Non crea problemi questa cosa. Lei ha fatto del petting? No, però non mi sembrano domande queste pertinenti. Sono domande un po' impertinenti, lo so. Impertinenti. Del resto... non mi piacciono queste domande e non vorrei rispondere. Ah, va bene, lei può liberissima di rispondere. Però non posso stare molto al telefono, certo. Perché stavo preparando da mangiare o soffoco la pentola. Ho capito. Cara signorina, io la saluto. Se avesse bisogno di qualcosa, anche di una defloraziona così rapida, pensi sempre a fratellino, va bene? Io posso scendere dal mio elicottero silenzioso e una defloraziona così en passant si può sempre fare, naturalmente nel sacro nome, giusto? Ma comunque io non credo a lei, Non crede a no. me? Cioè lei è andata alla finestra a fare il salutino? No, veramente non ho visto niente alla finestra, comunque non ci credo. Lei è andata alla finestra? Sì, va bene. È una studentessa di medicina, sì, di 24 anni, una ragazza che dovrà mettere le mani addosso alle persone. Lei è una che dovrà mettere le mani addosso alle persone e crede agli elicotteri silenziosi, alle parrocchie volanti e fratilini. Ma come si permette? Voglio dire, stia attenta nella vita, sia te. Lei è una persona in buona fede, per carità di Dio, ma io le voglio dire, cara signorina, che io non mi farei curare da lei, capisci? Perché lei crede agli elicotteri silenziosi, lei crede alle parrocchie volanti, lei crede alla verginità. Senta. Ah, vede che non era sola, lo vede che non era sola. Senta, lo vede, ma io lo sapevo che non era sola, lei mi ha mentito, come si permette? Io sono una persona civile, non lei ho offeso nessuno. Lei stava lì a letto con quella signorina, altro che verginità, altro che Emilio, altro che questo, altro che quest'altro. Ma come si permette lei, la signorina, di dire sono sola, mentre io avevo sentito benissimo che sul letto il telefono veniva girato e rigirato e la signorina si vergognava a dire che era a letto con qualcuno. Lei sappia che tutto quello che dice si ritorce contro di lei, ha capito? Quindi ogni parola che dice la dice a se stesso, ha capito? Lei era a letto con quella signorina. E questo mi avete ingannato, avete ingannato una persona in buona fede come sono io, ha capito? Ma come si permette di dire queste parole? Non si permette più di telefonare. Ma io mi permetto, perché sono qui sopra con l'elicottero silenzioso e sto facendo del bene alla gente. Se avete qualche problemino, dite a Lino, ma capisci? Hai capito, uomo? E lasciala perdere quella ragazza, perché ha la fede della scienza, è la scienza della fede. E lasciala fare, perché la ragazza è ancora vergine nei pori è ancora vergine, chiaro? Nella puttana di tua madre. Ah, complimenti, vedo che tu sei molto informato. Tua madre è una puttana. Io ti benedico, mio caro. Tu devi far uscire il diavolo da dentro di te. Vade retro, Satana. Tu sei posseduto. Via da lui, da questo bravo ragazzo. Diavolaccio, vattene via, esci da quel corpo immondo, anzi no, diavolo immondo, esci da quel corpo, pronto, sono le pale, mi girano le pale, l'elicottero, però silenzioso. Oh. abbiamo assistito a una scena, proprio una sceneggiata, ehi, molto carino, no, carino perché
Perché è carino? Perché la ragazza, insomma, effettivamente mi aveva dato dei dubbi, no? Sulle sue risposte, tipo quando lei è andata alla finestra e sentiva quel rumore, no? E lei era sul letto, e chi c'era allora sul letto con lei? Nessuno, perché evidentemente, sai perché? Perché questa sta a pensione, così, in una famiglia, in una casa, dove probabilmente non può portare uomini, non può portare, perché di solito chi dà le camere alle studentesse se dice no, le uomini qui dentro non te li porti, ecco, e allora praticamente non voleva ammettere di stare a letto con uno, cioè tuttora a quest'ora, cioè voglio dire, no, c'aveva la pentola sul fo, c'aveva, ma il fo è un'altra parte, altro è vergine. Allora, vabbè. Pronto? Sì, pronto, signora? Sì. Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, sono Fratelino. Come? Fratelino. Oh, che bello, sento che lei ascolta della bella musica Liscio, del Liscio. Sì. Ah, bello, complimenti, mi piace tanto, sa? Senta, signora, lei non sa chi sono io, vero? No. Ecco, infatti io telefono a caso alle persone, siccome sono un frate, cercando di instaurare un rapporto, diciamo così, di dialogo, perché magari queste persone hanno qualche problemino, allora, non so, io posso dare una parola di conforto, un piccolo consiglio, signora? Pronto? Sì, sì. E infatti il mio motto è questo: se avete qualche problemino, dite a Lino. Dite a Lino, capisce? Ecco, lei ha qualche problemino, signora? No. No, sta bene? Sì, sì, che essendo Dio, sì. È tutta la famiglia? Sì, sì. Lei è una signora sposata? No, sono divisa comunque. È divisa? Sì. In due? Cioè, lui non sta più con lei, No. Ma ha dei figli? Sì. Ah, ho capito, i figli stanno con lei? Sì, sì. Ho capito, quindi va tutto bene? È tutto bene. Lei immagino si sia rifatta una vita con un altro uomo? No. Per ora non ne vuol sapere, ma forse è ancora innamorata di suo marito? Sì, insomma, così. È lui che se n'è andato? Sì, sì, lui. Con un'altra donna? Sì. E lei invece ci è rimasta un po' male? Ho visto, le visioni fanno sì. Sì, ma sono contenta, non importa. È contenta, ma quest'uomo le passa il necessario per vivere? Sì, sì. Ah, ecco, meno male, perché questo è molto importante. Ma sa, sono cose che oggi come oggi. I figli quanti ne ha, signora? Una femmina sola. E di quanti anni, posso sapere? Di 24. 24? Allora è molto tempo che vi siete separati? Sì, sì, molto. Comunque la ragazza era già grande. Sì, sì. Sì, non ne ha sofferto, immagino. No, insomma, un po' sì, ma... Quel minimo, signora. Sì. E come mai suo marito l'ha lasciata? Per un'altra donna o perché c'era incomprensione? No, per un'altra. Cioè, perché gli piaceva un'altra? Sì. Ma perché era più bella di lei quest'altra? No, non credo. Lei non crede perché lei è una bella donna, signora? Non lo so, mi sto giudicando. No, dalla voce mi sembrerebbe un uomo, mi sembrerebbe una bella donna. Ecco, senta, signora, ma problemi poi a vivere da sola con una figlia? Immagino che ve ne siano, no? No, questo basta la salute. Ecco, signora, sì. Lei adesso quanti anni ha, se posso chiederglielo? 40 e passa. 40 e passa. E come ha fatto in questo tempo, diciamo, a sopravvivere senza la presenza di un uomo? No, non è che mi... Ecco, per esempio, scusi se sono indiscreto, anche sotto il profilo sessuale, ecco. No, io non mi è mai importato niente, non è che sono di quelli che ne possono fare a meno, io... Ecco, forse per questo suo marito è andato a cercarsi in un'altra? Può darsi anche. Perché non era sessualmente soddisfatto da lei? Cioè, darsi, lei diceva spesso di no? No, lo so, questo lo so cose, lo sa lui. Lo sa lui, cioè, ma lo sa anche lei se gli diceva di no. Insomma, in pratica lui è andato e ora lui è felice, secondo lei, di stare. Ma io da quanto è che non lo vedo, sicché non mi importa niente. Ah sì? Anche se si sentisse male, avesse bisogno, per me è morto. Ah, lui sarebbe, cioè, lei non lo considera più niente? No, niente. Ma si fa vedere dalla figlia qualche volta? No, mai. Mai? No. E manda solamente dei soldi, immagino, no? Manda dei soldi? No, poco, anche quello è già grande, che fa da sé. Sì, ma per lei, signora? No, non importa, io vivo anche con i miei, mi basta la salute. Ah, ho capito, beh, signora, vede, è lei un bel esempio di persona che da sola riesce ad andare avanti, malgrado quello che è successo, essere ancora una donna, valida e non si è abbattuta, ecco. Sì, infatti, per me, essenziale la salute...
Poi se siamo morti c'è la cosa un po' più giusta, poi non mi importa niente. Ho capito, quindi... di avere tanti soldi non importa. Ecco, quindi lei non ha mai avuto... Sono stata tanto male che non mi importa niente, ora è tutto il resto. È stata male per questo fatto, eh? Sì, per questo fatto, sì, sì. E quindi le ha sofferto molto. Sì. E lui invece no, eh? No, io questo non lo so. Cioè lui... Senz'altro no, perché si interessava alla sua famiglia. Io se ho una persona non voglio cercare le altre. Certo. Se delle comprensioni, tanto una vita matrimoniale si vive in due. Sì. I difetti sia uno che l'altro, se uno poi... I matrimoni anche oggigiorno vanno sempre falliti perché forse quello vuole aver ragione, l'altro vuole aver ragione, magari il capo non vuole abbassare nessuno. Sì, 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 sì. Ecco, ma avete fatto il divorzio poi? Sì, sì, io non ho più niente a che fare. No, siete divorziati o solamente separati? Siete separati? Sì, sì, o separati, separati. Non siete ancora divorziati? Divorziati, sì. Divorziato per il divorzio? Sì. Quindi lui si può risposare, anche lei sì, si sì, potrebbe risposare. Sì, lui si è già risposato. Lui si è già sposato proprio? Sì. Ah, ma si è dovuto sposare in comune, immagino, in chiesa non poteva più sposarsi. Può darsi. Perché voi vi eravate sposati in chiesa, vero? Sì. Sì, ecco, lui non può più sposarsi in chiesa, vero? No, io credo di no. No, si è già sposato? Sì, lei sì. È andata al matrimonio, signora? No, 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 io non voglio sapere di niente. Sua figlia è andata al matrimonio? No. No? Ma lei la conosce la donna di suo marito? No. Non sa come sia? No, non mi importa, non ci tengo. Non l'ha mai vista? No, non ci tengo per niente. Allora come fa a dire, come abbiamo detto prima, che non è più bella di lei? Scusi. Credo che almeno si sia detto da qualche persona così. Qualcuno le ha riferito che non è più bella di lei? Sì. Ma sicuramente un po' più porca, immagino. Sarà così. Nel senso che gliela dà più spesso a suo marito. Vede. Faccia pure lei, tanto a lei che gliene importa più. Niente. Lei se l'è murata, vero signora? Lei se l'è murata. Sì. Ecco, proprio. Portato le targhe all'ACI. Ha dato le targhe all'ACI e ha fatto il disfacimento. Sì. Sì, proprio non c'è più. No, è male però queste cose, signora, perché io, per benché sia un frate, capisco che ci sono anche delle pulsioni sessuali che. No, cioè... non mi importa. Ma se nessun uomo. Se sono quelli, io a quest'ora sarei capitale del mondo. Cioè, lei proprio non ha nessun desiderio. Ma lei, quando stava con suo marito, ha mai provato il piacere sessuale completo, cioè l'orgasmo? Se uno sta con una persona penso di sì. Lei l'ha provato? Lei pensa di sì. Ma le piaceva? Se ci stavano insieme mi piaceva. Se non ci stavo lo lasciavo prima io. Sì, ecco, ma parlavo di orgasmo proprio. Il piacere a letto, nel sesso. Lei raggiungeva il massimo? Sì. Ecco, non vorrebbe ancora farlo, avere nuovamente quella sensazione? No, non mi importa. Non importa più niente. Quando troverò la persona mi farà... Ecco, forse. Tirare il capo, forse sì. Quindi tanto vede che... gli uomini, dalle quali donne, sono lo stesso fare, la stessa bilancia, lo stesso fare. Tanto oggi sono gli uomini che non, per me non capiscono niente di questo proprio l'uomo. La donna poi è da quell'altra parte, anche lei è uguale. Perché tanto tra gli uomini e donne è la stessa cosa, ora c'è parità. Non si salva nessuno, insomma. Non si salva nessuno. Tanto oggi uno ci va per convenienza o perché forse... Non c'è, i valori della vita sono finiti. E allora io, se devo andare a uno tanto per il sesso, sì. Io mi vendo a chi mi fare, se mi voglio vendere, insomma. Se lei si vende? No, cioè, io no, ma se lo dovessi fare così, intanto trovo, conosco uno e ci va a letto, ma quell'altro ci va a letto, allora non mi va. Non le va? Allora io, e poi a me ne è chiuso. Ma se aspetta... Io ho paura anche delle malattie, mi verrà forse qualche altro male, non mi importa, però comunque con questa sporcizia che c'è nella vita... A questo punto meglio farsi... Cioè, lei forse, mi scusi, si masturba? Ma scusi, ma lei è un frate, ma mi avrebbe rotto le scatole. No, guardi, per carità, meno male non ha detto coglioni, signora. Per me lei sa che è una persona che ha telefonato e cerca di usare. Allora, guardi, tanto della mia vita non gli frega niente. Allora le dico la verità, signora. Sì. Sono un amico di suo marito. Sì. È lui che mi ha incaricato di sapere davvero. Non c'è meno chiesi. Lo so io e lo sa lei, no. Lo siamo noi. Lo sappiamo noi. Lo sa che suo marito vuole tornare con lei, signora? Ormai lei mi ha scoperto. Sì, allora saluti tanto, gli mandi tanti auguri, gli dà un bacino nella bocca per me. No, la bocca glielo darà lei, signora. No, lei glielo no io no, non sono Finocchio, mi scusi. Allora, guardi, si interessa i fatti suoi. Ma come cazzi, signora, come si permette? Abbia pazienza. Le posso dire che suo marito sta molto male e vuole tornare con lei. Non vuole più quell'altra donna perché è troppo porca. Ma se l'è murata lei, signora, ci vuole il martello pneumatico ora. Sì, di come fatti, si fa? È vero. Dove va, signora? Sì, a dare una passatina di calce ancora. Vabbè.
pazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...